Ragazze, è un po' di tempo che non faccio video, ma ho fatto un ordinino alla Elf un paio di settimane fa, più o meno, sì, e volevo farvi vedere le cosine che ho preso. Sono state poche, perché ne ho prese solamente tre, e cioè, ho approfittato della promozione che dava le spese di spedizione in omaggio e con il codice potevi scegliere il codice con un in regalo un ombretto minerale o in regalo un ombretto della linea studio. E vista la temperatura di questi giorni, ora non so da voi, ma qui a Roma si muore, ho scelto dei prodotti della linea minerale. Vi faccio vedere subito. Allora, per prima cosa, ho tenuto anche le scatoline, non sono stata brava. Il primo è questo qua, è un fondotinta minerale. Ora, con la luce davanti e dietro, qua e là, non si vede niente, mi sa. Oh sì, boh, vabbè. Ho scelto un fondotinta minerale. Ho preso il colore più scuro, quello per pelli scure con sottotoni neutri, che si chiama Deep. Perché io uso sia le cipre scure che i fondotinta scuri come terre. Questo qui mi incuriosiva perché era molto carino. Mi sembrava il colore molto bello, in effetti è così. È un color cioccolato, base neutra, senza sbrilluccichini, quindi non tende all'arancione, non tende al rosato. È proprio un... Ora ve lo faccio vedere. Ora qua vi sembrerà strascuro, ovviamente, perché ve lo faccio vedere così. Però ben sfumato. È leggermente perlatino, però proprio un velo. Eccolo qua. È molto scuro, ovviamente, messo, però sfumato con il pennello come se fosse una terra, risulta molto molto bello. L'avevo usata oggi per fare un po' di contouring, ora non so se dopo che sono uscita a 170 gradi si è sciolto un po' di roba, ma insomma. Lo uso, ecco, per fare contouring, per fare l'effetto abbronzato. Bello, 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 mi piace un sacco. La giarrettina è molto grande, è abbastanza cicciottella. Il peso non ve lo so dire perché non c'è in grammi. E niente, comunque molto molto carina. È leggermente perlescente, perché... Vediamo qua se si vede. Ha dei... È sbrilluccichina. Ha dei riflessini argentati, molto carino. E ha di bello che avendo la consistenza di un fondotinta minerale si sfuma bene, non rimane troppo pesante. Poi, seconda, vi dico i prezzi magari. Allora, questo qua è fondotinta foundation di incarnato scuro con sottotoni neutri, viene 6 euro. Quindi insomma si può fare rispetto ad altri fondotinta, insomma. Poi ho voluto provare questo qui che è Brightener, sì, che sarebbe l'illuminante per occhi. Questo qui c'è in un'unica colorazione che è questa qui ed è proprio un illuminante. Si utilizza, ora ve lo faccio vedere. Si utilizza per dare luce all'occhio, quindi si può mettere nell'angolo interno, sotto l'arcata sopraccigliare. A me piace messo anche su tutta la palpebra. Mettiamolo qua vicino. Eccolo qua. E magari se ne metto, lo metto meglio, capace che vedete pure qualcosa. Ok. Aspettate, sto facendo. Ecco qua. Ed è questo qui. Vediamo se riesco a farlo vedere. Mi sa che non si vede. Con questa luce dietro, forse un pochino. Comunque, è un colore leggerissimo, leggermente perlato, ma non con dei glitter. Vediamo se ve ne metto un po' di più, va? Vedete, sul dito è così. Quindi è color carne. Ecco, così si vede di più. Non si sa come avevo fatto prima. Eccolo qua. Questo qui a me piace metterlo su tutta la palpebra mobile perché dà una bellissima luce agli occhi. Sì, anche a lui piace metterlo lì, sì, vero? Ok. E questo qui veniva 4 euro. Sì, 4 euro.
Comunque, non vi ho detto, tutta la linea minerale della Elf, loro scrivono che è senza parabeni ed è senza conservanti e senza derivati chimici. Senza. Sì, teoricamente. In realtà, guardando l'INCI, sì, devo dire che non è male. Mi ha sorpreso tantissimo anche l'INCI di queste matite, che sono le mineral eyeliner. Non l'avevo mai provati. Questi eyeliner, matitine, sono matite così, che sono matite automatiche. Voilà, così. Ora vi faccio vedere il co qua che c'ho. Altro colore, vabbè, abbiate pietà. E ho preso il Metallic Purple. Sì. Che dovrebbe essere quindi un viola metallizzato. Ed è veramente, veramente bello. Mi piace moltissimo, sia il colore che fa dei riflessi. Vedete? Fa proprio dei bei riflessi a seconda di come la luce lo colpisce. L'INCI di questa matita è molto molto buono. Vi dico un pochino cosa c'è. Cioè, il primo ingrediente è l'olio di jojoba, per esempio. Poi c'è l'olio di sesamo, tutte cere vegetali. Insomma, l'INCI mi è piaciuto molto di questo eyeliner. Devo dire che la scrivanza è più che buona e questo colore è veramente bello. Ora, non so se con l'ombra, la luce riusciate ad apprezzarlo, però è proprio proprio carino. E basta, questi erano i prodotti che io ho acquistato. E l'ombretto che ho ricevuto in omaggio è questo qui. Infatti sono felicissima perché è un colore che mi piace moltissimo, che è il non lo so come si pronunci. Eccolo qua, che è un grigio matte meraviglioso. Ecco, ok. Allora, con questo qui, secondo me ci vengono, a parte gli smokey eyes meravigliosi, ve lo faccio vedere sia a luce naturale che luce finta. Luce naturale, luce finta. Così, eh? Ormai proprio che attrezzature. Eccolo qua. Questo è il colore. È un grigio meraviglioso. Ovviamente, se lo sfumate, riuscite ad avere delle intensità. Vedete, riuscite ad avere dalla più scura, più chiara. È proprio proprio carino. Non riesco a farvelo vedere. Ah, luce, luce. Così vi faccio vedere. E vi faccio vedere il trucco di oggi, perché ho usato tutte queste cose. Ora non so quanto si potrà vedere. Ho usato nella piega un velo di questo grigio, sulla palpebra l'eye brighter, e la matita, quella viola, sopra come eyeliner. No, quella sotto non è questa qui. E devo dire che, visto il caldo, al retto non c'è male, quindi boh, vabbè, diciamo che possiamo, per ora possiamo promuoverli, poi vedremo usandoli, usandoli, usandoli. Ovviamente c'ho le mani che fanno schifo. Non vi ho detto che la matita, l'eyeliner, viene 3,50 euro. L'ombretto non ho idea perché era in omaggio. E non so quanto costino, però penso sempre 3,50 euro, qualcosa del genere, perché la linea minerale ha più o meno quei prezzi. Carini, carini, carini. Voi ne avete approfittato di questa promozione? Perché mi hanno mandato una mail che si scusavano per il ritardo nelle spedizioni perché avevano avuto tantissimi ordini, quindi non riuscivano a gestirle tutte quante le spedizioni. E quindi io pensavo: ah, vabbè, allora il pacco arriverà fra 6.000 anni. Invece poi è arrivato abbastanza in fretta, cioè una settimana e mezza. Quindi sono stata molto contenta e niente, ero curiosa di vedere chi aveva approfittato della promozione, intanto se aveva scelto minerale o studio, e sapere che colori vi avevano inviato. Così, curiosità. Niente, se vi interessa poi qualche review più dettagliata di qualche prodotto, me lo fate sapere. Scrivete sempre qua sotto sul blog, dove volete. E niente, per ora vi mando un bacio. Ci vediamo alla prossima. Ciao!